bentrovati, fedelissimi di Penalty, come al solito l'appuntamento dedicato al calcio dilettantistico siciliano. Nella puntata del giovedì in versione on demand sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo e anche sulla pagina Facebook Penalty, come al solito spazio dedicato ai quattro gironi del campionato di promozione e ai sei gironi del campionato di prima categoria. Partiamo subito con il girone A del campionato di promozione. Dodicesima giornata, questo è il tabellino dei risultati di domenica. Partinica Audace batte Gemini Calcio 1-0, Città di Carini Fulgatore 0-0, Castel Termini batte Marsala 3-0 a Tavolino, Iccarense batte Città di San Vito Lo Capo 3-2, Alba Alcomo 1928 batte il Petrosino 1969 1-0, pareggio tra Camarat e Folgore Castelvetrano, ha riposato l'Accademia Trapani. In testa anche per questa settimana la conferma del Fulgatore, al primo posto con 23 punti, 22 Camarat con 20 Alba Alcamo 1928, 19 punti Partinica Audace e Folgore Castelvetrano insieme alla Città di San Vito Lo Capo, 18 punti Accademia Trapani, 15 punti Petrosino 1969, con 13 Città di Carini, Iccarense e Gemini Calcio, 7 punti il Castel Termini. Chiude la classifica il Marsala con 0 punti. Un Marsala che comunque con questa sconfitta 2-0 a Tavolino probabilmente verrà esclusa dal campionato a partire dalla prossima settimana. È tutto pronto per i primi 45 minuti della partita. Fischietto alla bocca per il direttore della sezione di Trapani, Giuseppe Lipari. Pochi secondi ormai al via. E si comincia, è cominciata la partita con l'Alcamo in divisa bianconera, mentre il Petrosino scende in campo con la divisa azzurra. Ancora Mustafa Giargiu cerca di andarsene in velocità, ancora lui verso Rosella, 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 poi c'è un cross di York che sembrava quasi un tiro. Angelo Rosella, numero 10 del Petrosino, che ha segnato contro l'Accademia. Vediamo, colpo di testa, traversa e poi alto. Traversa di Kawi York, Bage, il cross a cercare Hassan, è uscita di Lentini che salva la situazione, ancora Passanante con un po' di fortuna, York, cross verso Rosella, prolunga, Giacalone rovesciata, non trova lo specchio della porta, Lentini con i piedi, calcio lungo che però non trova nessuno se non Vitrano, Vitrano lunga a cercare uno stop, c'è stato uno stop col braccio però non visto, forse il direttore di gara, vediamo Faraci, parata di Lentini, Giacalone direttamente in porta di poco alto a fil di palo, Bage direttamente in porta, traversa e poi Hassan e esce Lentini, vediamo se opterà per un cross, sembra un cross basso, attenzione c'è una mischia e il pallone non riesce a entrare in porta, l'ultimo tocco è stato proprio di Mustafa Giargiu, Gatto c'è un cross, colpo di testa, attenzione non trova lo specchio della porta, tutti in avanti di fatto, tutti nella metà campo del Petrosino, Viscuso batte la punizione, troppo verso Lentini di poco alto però, l'Alcamo che riesce a spazzare, c'è possibilità di contropiede con Ammoscato, pressato però da Catinella, Ammoscato, Ammoscato, c'è Pegna, poi vediamo il tiro, rete, ha segnato l'Alcamo, ha segnato con Vivona, ha segnato con Vivona, è finita qui, Petrosino 0, Alcamo 1. Dopo il girone A è la volta adesso di parlare del girone B. Anche qui si è giocata la 12ª giornata. Eccolo qua il tabellino dei risultati. Super Giovane Castelbuono batte Villa Rosa Calcio 5-4. Aspra batte Città di Casteldaccia 4-0.
Profalcone Castelluccese 3-3, Geraci Sant'Angiolese 4-0. L'Ascari Cefalù batte Gorgonia Delia 2-0. Gioiosa batte Mistretta 4-0. Ha riposato il San Fratello. Sono 10 punti di distacco per quanto riguarda la squadra di Gaetano Mirto, un Geraci che ormai ha praticamente la promozione in tasca. Al primo posto con 31 punti, 21 punti l'Aspra, con 19 Super Giovane Castelbuono, 17 per Sant'Angiolese Gioiosa, 15 punti Gorgonia Delia, 13 punti Profalcone, 12 Castelluccese, Lascari Cefalù, Città di Casteldaccia e Villa Rosa Calcio. Con 10 punti il San Fratello chiude la classifica il Città di Mistretta con 8 punti. Non bastano due perle di Buculo e il gol di Carini al Profalcone per avere la meglio di un'ostica castelluccese allo Stefano Salmeri. Finisce con un pirotecnico 3-3 che lascia l'amaro in bocca ai giallorossi di Alizi. Una sfida che però si mette subito in discesa per i locali che la sbloccano dopo 6 minuti con Carini lesto a girare in porta. Il servizio di Imbesi è firmare così il vantaggio per i suoi e che gli vale come sesto centro in campionato. Passano appena 4 minuti e il Profalcone raddoppia quando Buculo, con una splendida punizione dalla destra, batte Avarello sul secondo palo facendo gioire i tifosi giallorossi e siglando così anche il suo primo centro in campionato. La Castelluccese non sta a guardare rispondendo con due tentativi di Salerno che prima trova la risposta di ben fatta e poi da pochi passi calcio incredibilmente sul fondo il più facile dei gol. Il bomber biancorosso però si fa perdonare al minuto 24 superando ben fatta con un preciso sinistro che batte sul palo e si insacca rete per il gol dell'1-2 che di fatto riapre il match. Gli ospiti ci credono e dopo l'occasione di Lepre chiuso in angolo dal decisivo intervento di Danna e il sinistro del neoacquisto Daniel recupero per i falconesi ben respinto da Avarello, la Castelluccese acciuffa il pareggio con Tarantino che da fuori sorprende ben fatta per il gol del 2-2 che gli vale come secondo centro in campionato. Spinge la squadra ospite che al minuto 43 sfiora ancora il gol con Tarantino il cui destro si perde di un soffio alto sulla traversa, ma un minuto più tardi la Castelluccese ribalta tutto grazie al solito Salerno che con un preciso diagonale fa secco ben fatta portando in vantaggio i biancorossi e firmando così la sua doppietta personale e il suo nono centro in campionato. Una gioia che per gli ospiti dura però fino al terzo minuto di gioco del secondo tempo quando ancora Buculo con un'altra magia su punizione non lascia scampo al portiere facendo così Profalcone 3 Castelluccese 3 e per Buculo doppietta personale e secondo gol del campionato. I giallorossi tentano di riportarsi avanti nel punteggio ma il colpo di testa di Carini al 54esimo è ben respinto da Avarello. 2 minuti dopo Castelluccese in 10 uomini per l'espulsione di Scolaro che si becca il secondo giallo della sua partita per il fallo su Matteo Alessandro. Nonostante l'uomo in più il Profalcone non riesce ad approfittarne, anzi sono gli ospiti a provarci nel finale con l'estremo di casa che deve rifugiarsi in angolo al minuto 68 mentre al 75esimo il direttore di gara ferma Salerno che mette in rete a gioco fermo per un fuorigioco di Rinaldi che aveva poi servito il centravanti biancorosso. Il Profalcone rimane imbattuto in casa, sale in classifica, quota 13 punti e mantiene una lunghezza di vantaggio proprio sulla Castelluccese che si porta invece a quota 12. Casa ancora una volta il Lascari Cefalù che ospita il Delia Gorgoni in una partita da non fallire per nessun motivo. La squadra affidata già da qualche giorno alla guida tecnica di Claudio Grimaudo cerca punti per rialzare la testa e soprattutto risalire la classifica. Il primo tentativo è però della formazione ospite con questa conclusione che si perde sopra la traversa. Dopo circa un quarto d'ora, al 22esimo minuto però, al primo affondo, il Lascari passa. Calcio d'angolo battuto dalla destra, il colpo di testa perfetto da parte di Sferruzza, che batte l'estremo difensore ospite e soprattutto porta in vantaggio il Lascari Cefalù. Siamo al 22esimo minuto e soprattutto si sblocca il risultato al Santa Barbara di Cefalù. Veniamo però al 28esimo minuto, calcio di punizione per il Gorgonia Delia con questa conclusione bloccata
senza alcun problema dà fiducia sulla punizione di Terrana, minuto 40 per occasione gigante per il Lascari, qui la palla arriva in area di rigore, la conclusione di Diperi, palla che si alza sopra la traversa. Questa è l'ultima emozione del primo tempo che si conclude dopo 3 minuti di recupero sul punteggio di 1-0 per la squadra di Mister Grimaldi. Allora passiamo con le immagini alla ripresa, al primo tentativo proprio dei padroni di casa in tenuta nera, calcio di punizione dopo un paio di giri di lancette sul pallone, come sempre Peppe Fazio, la conclusione è precisa, ma è ottimo però l'intervento del portiere del Gorgonia Delia. Poi minuto 71, la palla che spiove sui sviluppi di una palla inattiva, la conclusione di Gracci, parata da Fiducia, ottimo intervento, ma il portiere della Lascari Cefalù si supererà 4 minuti dopo. Calcio di punizione ancora una volta di Gracci, gran tiro da parte del giocatore del Gorgonia Delia, gran volo del portiere dei cefaludesi, che poi si perdono Giarrana in ripartenza, Giarrana tu per tu con Fiducia che ancora una volta straordinario, addirittura poi blocca in due tempi il pallone, forse l'occasione che dà la carica giusta. Lascari Cefalù che qui parte in contropiede con questo pallone giocato in profondità per Moscero che incrocia con il destro, bacia il palo interno, palla in fondo al sacco e il gol del 2-0 per il Lascari Cefalù. Esplode il pubblico del Santa Barbara che sente sempre più vicina la vittoria tra le muramiche, vittoria che arriva dopo il triplice fischio. Il Lascari Cefalù batte il Gorgonia Delia con il punteggio di 2-0, si rilancia in classifica. Momenti diametralmente opposti, ma solo 4 punti di distanza in classifica. Dopo la capolista Geraci, che fa un campionato a parte dalla seconda all'ultima, ci sono solo 10 punti. È tutto concentrato, tutto modificabile dal comunale di Villarosa per la 12ª giornata del girone B di promozione siciliana. È Villarosa, super giovane Castelbuono. Attenzione a Rosone, si ferma, ostacolato in qualche modo dall'avversario, parte il tiro, c'è il miracolo di Pesce, Antista vada di salvo, stessa giocata di prima, non calcia, si appoggia su Rosselli, allontana Mardi, non è finita, attenzione alla palla buona per Rosone, ancora Pesce, parte proprio Rosselli che la mette all'angolo destro di Pesce, il cross di Rosselli è buona la giocata per la rovesciata, il gol è clamoroso del calciatore della super giovane Marguglio. Mardi spezza bene qui la linea di gioco, allarga per Cimino che punta e salta l'avversario, ancora Cimino si intestardisce dentro, il tiro, il gol, la riapre il Villarosa con Dabò. Gustavo scivola, si rialza, va via, Gustavo calcia! Che gol di Gustavo, che non esulta perché è un ex, ma fa un gol clamoroso anche lui, 2-2, cambia ancora la partita. Punizione con Rosone sul punto di battuta, anzi è Rosselli, va dentro, deviazione! Passa la super giovane con un'autorete. La palla danza in area di rigore e poi Caba sbaglia, attenzione al contropiede della super giovane con Rosone che allarga per Cardella, attenzione alla 20, dentro c'è Guarnieri, prova a servirlo, non è per lui, è per Antista, 4-2 per la super giovane Castelbuono, Antista. E adesso Cimino può puntare Pappalardo, fresco il 13, rientra sul sinistro, va alla conclusione, deviata, para incredibilmente Randazzo, battuta con Gustavo che non riesce ad allungare la vittoria del pallone, Rosone può andare in contropiede con Guarnieri largo, sembra la replica del gol del 4-2, Guarnieri centralmente allarga bene per Cardella, la chiude la super giovane, 5-2 Cardella. Attenzione dentro Cimino, palo, la palla rimane lì, Gustavo traversa, entrata 5-3. La riapre improvvisamente il Villarosa al 78esimo, 5-3.
Adesso palla in avanti a cercare sempre Gustavo, posizione regolare, si mette davanti con il fisico. Gustavo, in mezzo a due, in mezzo a tre, Gustavo, Gustavo! Fuori! Parata clamorosa di Randazzo. E poi Di Blasi, da lontanissimo, prova la conclusione, deviata da Cimino. Cimino! La riapre il Villarosa, 5-4, 1, più recupero. Alla termine! Salta un avversario, riesce a giocare in qualche modo, va da Mardi, Dembélé, andare al cross, lo fa partire, è un tiro, traversa, attenzione, conclusione, non entra il pallone, clamorosa la traversa di Dembélé, Di Blasi, dentro da Vicari, che si mette davanti a Di Domenico, chiude il portiere, è finita, tasto end, è 5-4 per la super giovane Castelbuono. Spazio subito al girone C del campionato di promozione. Dodicesima giornata, quella che si è disputata domenica 11 dicembre. Guardiamo il tabellino dei risultati. Nuova Azzurra Fenice batte Gescal 4-3, Messana 1966 batte Atletico Messina 3-1, Città di Aci Sant'Antonio batte Valle del Mela 2-1, Città di Calatabbiano Catania San Pio X 0-0, Provende Calcio batte Sant'Alessio 4-2 ed infine RSC Riposto vincente contro il Valdinisi per 1-0. Ha riposato il Belpasso FC 2014. Guardiamo la classifica di questa dodicesima giornata. Vola al primo posto la RSC Riposto con 26 punti, con 23 Belpasso 2014, Messana 1966 e Città di Aci Sant'Antonio, con 18 Valdinisi e Promende Calcio, 17 punti Catania San Pio X, 12 punti Sant'Alessio, con 11 punti Nuova Azzurra Fenice, Città di Calatabbiano, 10 punti per Valle del Mela Calcio, 7 Atletico Messina, chiude la classifica la Gescal con 4 punti. Stadio Comunale di Aci Sant'Antonio, dodicesima giornata del campionato di promozione Girone C. Confermatissimo il 4-2-3-1 in casa biancazzurra. Prima chance dopo tre giri d'orologio, erroraccio del portiere D'Amico, raccoglie San Filippo che però non riesce ad approfittarne. Pochi minuti dopo sgasa San Filippo sulla destra, cross al centro per Lopresti che stacca in piena area ma pallone respinto sulla linea di porta. Nel corner successivo ci prova ancora il 7 biancazzurro, respinge ancora D'Amico in angolo. Attacca a testa bassa l'Aci Sant'Antonio ancora con San Filippo, pallone in angolo. E proprio dal corner successivo, pallone spizzicato sul secondo palo dove c'è Lopez, bravo a rubare il tempo a tutti e di testa Fona 0. Primo sigillo stagionale per Francesco Lopez, bravo a trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Due minuti dopo, break di Genovese in mezzo, che poi prova anche la conclusione da fuori, ma ancora D'Amico a metterci una pezza. 1-0 che starebbe anche stretto ai padroni di casa, ma Valle del Mela che qualche minuto dopo sfrutta un buco difensivo e con scattareggia solo davanti a Citriglia la piazza nell'angolo e Fona 1. Nella ripresa ritmi lenti ma copione che non cambia, una sola squadra in campo. Dopo un minuto punizione laterale messa al centro, mischia in area, sfera che arriva poi sui piedi di Gallo che calcia, ma calcia male, punizione dal limite, scavalcata la barriera col mancino, pallone respinto, sulla ribattuta ancora il 7 che cade giù. Ma non c'è nulla, secondo il direttore di gara e l'azione prosegue.
al quarto d'ora spinge ancora l'ACI Sant'Antonio sull'acceleratore, cross tagliato di Gallo, smanaccia come può D'Amico, raccoglie Di Mauro che appoggia per Marraffino, tiro che diventa un assist per San Filippo che si inventa un gol capolavoro per il 2-1. Chance per chiuderla più avanti con Gallo che vince il rimpallo tutto solo davanti a D'Amico, ancora bravissimo a chiudere. ACI Sant'Antonio agguerrito, cross di Gallo, ancora Lopresti, ancora pallone respinto sulla linea come nel primo tempo. Poi fallo nettissimo subito da Grassi Bertazzi che viene addirittura ammonito per fallo in attacco. E poco dopo addirittura espulso dal direttore di gara, Biancazzurri in 10. Da sinistra verso destra, cross al centro per Lopresti che sul secondo palo di testa colpisce la traversa. Ma gara da carra armata in guerra, al 17esimo tocca poi a Danilo Di Mauro sfiorare il gol di testa. Pallone deviato ancora una volta e sarà di fatto l'ultimo frame di questa sfida che termina così. Triplice fischio al comunale di ACI Sant'Antonio, vincono i biancazzurri che salgono al secondo posto a quota 23 e torneranno in campo sabato in trasferta contro la Nuova Azzurra Fenice. Stracittadina di scena quest'oggi al Marullo tra Messana ed Atletico Messina, squadre schierate in mezzo al campo, saluti di rito per le due formazioni, calcio d'inizio per la Messana, partiti. Pallone manovrato a centrocampo, chiede palla e la riceve Munafò che carica il destro che prende il palo, pallone che resta lì ma non c'è nessuno a ribadirlo in rete. Rimessa profonda, in aria va di prima intenzione Gazzetta, risponda di Lima in calcio d'angolo. Rivediamo qui la girata al volo e la risposta super di Lima, piazzato per i piedi di Bonanno, palla che spiove sul secondo palo, rimessa in mezzo ma si perde in un nulla di fatto. Sulla sinistra il dribbling di Campo che va via in bello stile a Foti, ancora Campo, chiede palla a Libro che va in mezzo dove c'è la corrente, Calavai, sinistro piazzato che piega le mani di Lima e sblocca il match, Atletico Messina che adesso conduce per 0-1. Rivediamo qui il cross in mezzo, la girata di Calapai che piega le mani di Lima. Pallone che finisce dalle parti di Libro, ancora Libro, scarica sulla destra dove c'è Calapai, va in mezzo per Gazzetta di testa, cosa ha preso Lima? Si allunga come Spider-Man e tira via la palla dalla rete. Rivediamo qui l'azione, sembrava fatta, invece Lima si è superato. Ottima chance per la Messana, si va diretta e mette in mezzo sul secondo palo, tutto solo, Peppe Amante firma la rete del pareggio per la Messana, adesso punteggio in parità sull'1-1. Rivediamo sul secondo palo, tutto facile per Peppe Amante. Si distende la Messana, spazio D'Amico, avanza il 10, potrebbe andare in mezzo, invece la tiene, sterza, la mette a giro, risponde presente Previti, pallone che resta lì, ma che risposta di Previti. È pronto Buda, va col sinistro che gira, che gol, che pennellata di Peppe Buda. La mette dove Previti non può arrivare, Messana che l'ha ribaltata, adesso conduce per 2-1. Rivediamo la splendida punizione di Peppe Buda. Messana che corre con spazio, la chiama sul secondo palo D'Amico, la palla che è per lui, chiude tutto Previti che smanaccia, palla che resta lì per il tap-in facile facile di Gennaro che col destro chiude forse il match. Messana che adesso conduce per 3-1. Rivediamo qui l'uscita a smanacciare di Previti, poi tutto troppo facile per Gennaro. Allarga campo sulla sinistra, Atletico Messina che vuole riaprire i giochi, si fa forte in mezzo, ci mette una pezza, poi Princi, palla fuori di pochissimo, mani tra i capelli per Pasquale Princi.
Munafò resiste ad una carica, ancora Ciccio Munafò, aspetta l'inserimento, con i tempi giusti per il piazzato di Buda, risponde ancora Previti che tiene in vita i suoi. Pallone in mezzo col tacco prolungato sul secondo palo, chance fallita qui dalla Messana. Ultimi assalti, pallone lunghissimo, c'è l'inserimento di D'Amico, ancora D'Amico con la punta supera Previti ma salva tutto la difesa dell'Atletico Messina. Messana che è certa di gestire il pallone, finisce qua, Stracittadina che va in rimonta alla Messana con le reti di Amante, Buda e Gennaro, squadra di Gabriele Patti che vince e torna momentaneamente in vetta al proprio girone. Preserale di mezzo dicembre a Santa Teresa Riva, trasferta contro il Val di Nisi che è a ridosso delle prime, tutte nel giro di testa all'insegna dell'equilibrio. Ventra che entra in area di rigore, scarta due avversari, sinistro di Ventra, cisterna. La Saracinesca abbassata dopo 10 minuti, occasione Val di Nisi. Emanuele sul punto di battuta, pallone con il destro a girare, parata di Cacciola e poi ribatte a rete Pappalardo. Pappalardo, difensore con il vizio del gol, salvo Pappalardo, la sblocca lui. Il vantaggio della RSC che va a esultare sotto i suoi sostenitori. 1-0 esattamente al 25esimo, punizione di Emanuele, respinta di Cacciola, Pappalardo in tapin, l'ha messa dentro. Parte il cross, respinge la meraviglia della RSC, poi Salemi allontana dalle parti di Ventra che la mette in mezzo, ci sono delle proteste del Valdinisi, tutto regolare, si prosegue. Un traversone di rigore, un colpo di testa, paratona di cisterna. Paratona di cisterna. De Marco andrà alla battuta, 42-3 più recupero. Calcio di punizione. Da distanza cisterna ancora in calcio d'angolo, liberato il 7. Altra occasione Val di Nisi. Rinnova il duello cisterna che continua a vincerlo per la terza volta oggi. Corner per il Val di Nisi dopo la parata di cisterna, l'uscita, una mischia, attenzione, libera la RSC con qualche difficoltà, ma c'era stato veramente un traffico incredibile in quell'area di rigore. Adesso attenzione, la ripartenza da parte di Emanuele, il contropiede, si va direttamente da proietto a tornitore, tornitore, limite dell'area con il destro, tornitore, pallone sul fondo. Allarga a destra, parte il cross, il pallone in area di rigore, non ci arriva Gartei. E dunque pericolo scampato da parte dell'RSC, ma ci sarà calcio d'angolo, c'è stata una deviazione. Parte il traversone del rigore, salta Gartei contro Cisterna e pallone sul fondo. Occasione Val di Nisi nell'arco di un minuto. Emanuele va lungo in area di rigore. Salemi, palla in mezzo, libera la Val di Nisi e poi pallone sul fondo che viene calciato. Opportunità da parte di Salemi che però ha trovato un muro dei difensori avversari. Pallone in mezzo all'area, libera l'RSC che vince anche a Santa Teresa sul Val di Nisi per 1-0. Battuto con un gol di Pappalardo al 26esimo del primo tempo, un volenteroso e Val di Nisi a cui vanno fatti i complimenti per la gestione bellissima della gara, sicuramente uno degli avversari più in luce di questo campionato, ma l'RSC festeggia, quota 26 punti, il primato in classifica. E concludiamo il quadro del campionato di promozione presentando i risultati del girone D. Risultati di questa 12ª giornata del girone D. Città di Caricattini batte Mister Bianco Calcio 3-2. Pro Ragusa Scicli 0-0, Vittoria batte Atletico Catania 1994 1-0, Gimnica Scordia batte Vizzini Calcio 2-0, Frigentini Megara 1908 0-0, SC Gela FCM 2011 Mister Bianco 1-1 ed infine vittoria della Città di Avola 2020 contro il Priolo Gargallo, risultato finale 2-1.
È finita dunque in parità la partita clou della domenica calcistica siciliana del girone D del campionato di promozione. Pareggio che permette alla squadra di Mirko Fausciana di rimanere ancora una volta al primo posto di questo girone. Infatti troviamo l'SC Gela al primo posto con 28 punti, 26 per l'FCM 2011 Mister Bianco, 23 punti per Atletico Catania 1994, 20 per il Vittoria, con 19 lo Scicli, con 17 punti Città di Canicattini e Gimnica Scordia, 14 Priolo Gargallo, 13 punti per Frigentini Città di Avola 2020, 12 punti Mister Bianco Calcio, con 9 punti il Pro Ragusa, 8 il Megara 1908, chiude la classifica con 7 punti il Vizzini Calcio. Un gol per parte, ma con tante recriminazioni da parte bianco-azzurra. 4 palle gol nitide, un calcio di rigore sbagliato contro un Mister Bianco che ha capitalizzato l'unica palla gol in 97 minuti. Con Pira in panchina inizialmente per un mal di schiena, Fausciana ha optato per la coppia d'attacco Scerra-Ascia, con Floridia alle loro spalle e Deoma a destra. Bisogna aspettare per 21 minuti prima di vedere un tiro in porta. Ci prova Mauro dai 20 metri con Governo attento a respingere a pugni uniti. Il portiere ospite si dimostra pronto anche sulla conclusione da fuori area di Floridia al 25esimo. Dopo un minuto arriva il gol del Gela. C'è la girata di Ascia, respinta di Governo e sulla ribattuta l'errore di Deoma si trasforma in assist perfetto per il piattone di Golisano al suo terzo gol stagionale. Altra occasione sprecata al 42esimo per i bianco-azzurri. Sul cross di Riggio dalla sinistra, Deoma deve soltanto spingere in porta un pallone che invece si impenna altissimo. Nella ripresa si riparte senza cambi nelle due formazioni. Al sesto c'è un calcio di rigore per il Gela per un fallo di Giacone su Scerra. Dal dischetto Floridia calcia debolmente per la parata facile di Governo. Gol sbagliato, gol subito. Al 12esimo Maisano per il Mister Bianco trova il pareggio con un piatto facile facile alla prima vera occasione ospite. Alla mezz'ora Gela pericoloso con Scerra con conclusione angolata che il portiere sventa ancora in angolo. Inizia a piovere intensamente sul prato del Presti e il campo diventa scivoloso. E al 90esimo per poco non arriva la beffa. Il portiere Pandolfo è strepitoso sul calcio di punizione, che altrimenti sarebbe finito nel 7. Dopo 5 minuti di recupero, la partita finisce 1-1. Le distanze rimangono immutate tra le due squadre. Si conclude qui a questo punto il quadro riguardante il campionato di promozione. Voltiamo pagina e passiamo adesso ai risultati con le immagini e le classifiche dei 6 gironi del campionato di prima categoria. We'll be right back.
una sfida che la squadra di Felice Miceli sblocca dopo 8 minuti quando la Spada raccoglie la sponda di Chillari e in acrobazia mette alle spalle di Fazio il vantaggio per i suoi e il suo terzo centro in campionato. Al tramonto del primo tempo i locali si portano anche sul doppio vantaggio grazie a Midili che dal limite fulmina Fazio per il raddoppio nero-verde che gli vale come primo sigillo in campionato. Da registrare sempre nel primo tempo anche un'importante traversa colpita da Bartuccio. E proprio Bartuccio nella ripresa mette a segno la rete del Tris quando al minuto 78 spedisce alle spalle di Fazio il servizio di Lo Monaco, facendo così Monforte 3, Rodimilici 0 e primo sigillo in maglia nero-verde per l'ex Promende. Con questo successo, il quinto in campionato, quarto casalingo, il Monforte sale in classifica, quota 17 punti e si porta a meno 1 proprio dal Rodimilici. Pietro Cangemi di Torre Grotta, dodicesima giornata del campionato di prima categoria siciliana e vita mia, morso tua tra Torre Grotta e Folgore, rispettivamente classificata alla penultima e ultima posizione del girone D. Dirige l'incontro il signor Salvatore Puglisi e la sezione di Catania. Torre Grotta sconfitto sul campo del Melas di Misura nell'ultimo turno, Folgore che si è dovuta arrendere alla Sfarandina per 0-3. Passiamo con le nostre immagini a cura di Francesco Morabito al fin di questa sfida, che si apre all'ottavo con Cosimini che serve Cambria, si sposta il pallone sul destro chiamando al grande intervento Maceri al quattordicesimo, palla in profondità per Abate che scarta anche Maisano, abbattuto all'estremo difensore milazzese, conseguente calcio di rigore, ammonizione ineccepibile da parte del direttore di gara Puglisi. Va Marchese dagli 11 metri, si lascia ipnotizzare dai Maisano, si resta sullo 0-0, ma al diciottesimo è Cambria a innescare Ivan Cosimini sullo spigolo dell'area di rigore, il numero 10 va di prima intenzione sotto l'incrocio, il figlio d'arte Ivan Cosimini porta in vantaggio la Folgore. Folgore che concederà anche il bis al minuto 24, break offensivo da parte di Gurro, sempre per Ivan Cosimini, ancora di prima intenzione sul palo lontano, 0-2, notte fonda per il Torre Grotta che prova a reagire alla mezz'ora sugli sviluppi di un piazzato, palla 2 per Alessandro Isgro che scheggia il palo esterno, si chiude la prima frazione di gioco ancora con un'occasione per la Folgore, Isgro a mettere dietro per la conclusione di Di Bella, carica il destro ma non inquadra il bersaglio grosso, duplice fischio il direttore di gara Salvatore Puglisi, squadre negli spogliatoi sul parziale 0-2, decide sin qui la doppietta di Ivan Cosimini, prova a correre ai ripari mister Borelli che getta nella mischia la rosa ed errante in luogo di La Spada e Caselli nella ripresa. Passiamo allora con le nostre immagini al fin del secondo tempo, al cinquantesimo Ello Presti che prova a suonare la carica, blocca agevolmente Maisano, 5 minuti più tardi inizia la rimonta del Torre Grotta, errante parte da centrocampo, lascia sgroppare Simone Abate sull'auto mancino che prende il fondo, chiude il triangolo proprio con errante che sigla la sua prima marcatura in campionato, accorciando le distanze e riportando velocemente il pallone in zona mediana. All'ora di gioco palla lunga per Isgro che brucia il diretto marcatore, si presenta a tu per tu con Maisano, attento l'estremo difensore Mamertino, 3 minuti più tardi salgono le torri in area di rigore, ci prova Merlino con la torsione di testa ma trova ancora una volta la buona parata da parte di Maisano, minuto 65, Maviglia sventagliata parabolica per Simone Abate dall'altro lato per l'inserimento ancora di Alessandro Isgro che cerca l'incrocio col mancino, il tentativo a giro fischia vicino all'incrocio dei pali, 2 minuti più tardi Torre Grotta che gioca sul velluto, Maviglia chiama alla salita La Spada che sta arando il binario di competenza, palla dentro per Marchese al rimorchio da Lopresti, carica il destro Lopresti, non inquadra clamorosamente lo specchio della porta del Torre Grotta, però è vivo, lo dimostrerà al settantesimo angolo per Torresi, uscita a vuoto di Maisano, il pallone resta lì per la rovesciata di Marchese, 2-2 al Pietro Cangemi, rimonta completata per il Torre Grotta che ora vuole andare a prendersi 3 punti, palla lunga per Isgro, sfera messa dentro per errante, miracolo da parte di Maisano, fuori Davide Lopresti, dentro Giuseppe Insana, sarà lui l'uomo di giornata, 90+3. Recupero del pallone da parte di Errante che serve dall'altro lato per Isgro, il tocco morbido di Isgro, si schianta sul palo, arriva Insana, Insana gonfia la rete, 3-2, la ribaltata del Torre Grotta, esplode la gioia al Pietro Cangemi, va a esultare
con i propri tifosi Torre Grotta che risale dall'abisso e concederà anche il punto esclamativo al 96esimo. Palla di Isgro per Iago Ferrante. Iago Ferrante scavalca Maisano con un pallonetto per il definitivo 4-2, doppietta dell'attaccante di Mister Borelli e conseguente triplice fischio del direttore gara Puglisi. Torre Grotta folgore è già storia e termina per 4-2 in favore dei rossoblù. In rimonta salgono a quota 6 punti in classifica, allontanando l'ultima piazza. Un saluto amici appassionati, appuntamento alla prossima. Ben trovati al Valentino Mazzola di Gaggi, dodicesima giornata nel girone di prima categoria, tutto aperto nelle zone alte della classifica. Il Gaggi, dopo il pari per 1-1 contro il Città di Linguaglossa, ospita il Furci, reduce dal pari per 0-0 contro il Città di Belpasso. Tutto pronto per il film del primo tempo, si parte e dopo 4 minuti Chirillo riceve il pallone e fa correre Riccina sulla fascia destra. Il numero 7 si prende l'out, la rimette all'indietro per Chirillo che stoppa e conclude. 1-0 Gaggi, sono passati 4 minuti di gioco al Valentino Mazzola. Avanti i padroni di casa. Al nono di gioco c'è un calcio di punizione per il Furci, posizione proibitiva. La sfera viene scotolata verso il limite dell'area, poi messa all'indietro, viene conclusa così da Costa che sfiora il palo col mancino. Al sedicesimo nuovo calcio di punizione, stavolta siamo ai 23 metri. D'Amico testa i riflessi di Rando che riesce a deviarla in calcio d'angolo, partita frizzante. Il cross da parte di Vaccaro viene deviato. Riccina, colpo di testa, Bartolotta, doppia deviazione, rovesciata di Riccina addirittura sulla linea, e il compagno Franco che sventa il 2-0, poi fallo in attacco segnalato dal signor Smario. Si resta sull'1-0, calcio di punizione di Chirillo. Il numero 8 prova a metterla in mezzo, pallone che viene sfiorato da Franco che per poco in girata non trova il jolly del possibile raddoppio dei padroni di casa. Al minuto 32 nuovamente Cantarella cerca spazio, salta l'avversario, va alla conclusione, viene respinta da Bartolotta, troverebbe il 2-0 Cristian Varriga, tutto fermo per presunta posizione di fuori gioco. Al minuto 36 Franco per vie centrali dove c'è Chirillo, libera il siluro col destro, ancora Bartolotta bravo a dirgli di no. Termina così il primo tempo, Gaggi 1 Furci 0, dopo i primi 45 minuti decide il gol realizzato al quarto di gioco da Federico Chirillo. Passiamo col film della ripresa, subito qualche problema per la formazione locale perché si fa male Riccina, infatti al 46esimo è il momento di Mazza, al 50esimo tentativo della Furci in area di rigore, si libera Leo che va alla conclusione, o meglio al tiro cross con i piedi. Rando riesce ad allontanare grazie anche alla difesa. Al 52esimo calcio d'angolo per gli ospiti, viene deviato una volta, due volte, fuori area e omettere che stoppa e conclude col sinistro, ma ancora una volta Rando testa i suoi riflessi mettendola in corner. Al minuto 58 Chirillo in zona offensiva apre a destra dove c'è la salita da parte di Donato, la sua corsa all'ingresso in area, la conclusione col piede Bartolotta. Al 62esimo entra Cosentino, esce Alaimo. Al minuto 63 però il Furci trova il gol del pareggio, da questo rinvio viene liberato Costa a destra, il numero 9 vede il possibile cross per il compagno, salta l'avversario, eccolo in mezzo per il colpo di testa di D'Amico che fa 1-1. Il Furci ha pareggiato quando abbiamo superato da poco l'ora di gioco al Valentino Mazzola. Al 73esimo cambio allora per il Gaggi, fuori Franco, dentro lo Iacono. Minuto 76 la formazione locale chiede un calcio di rigore, ma non è d'accordo Smario su questo intervento in area su Varriga. Si prosegue, minuto 77 calcio di punizione di D'Amico che sfiora l'incrocio dei pali di Rando. Al
minuto 83 però la difesa del Caggi si lascia trovare impreparata su questo pressing da parte di Costa. Costa riconquista il pallone, tanta confusione, doppio rimpallo che lo favorisce, poi sinistro a giro meraviglioso, gol dell'1-2, rimonta completata per il Furci e adesso sono avanti gli ospiti al Valentino Mazzola. Rivediamo a rallenti la parte finale, la conclusione, la parabola mancina da parte del calciatore giallorosso. Entra Pafumi per vaccare all'85esimo, ma non c'è più tempo, il Caggi perde, lo fa per 1-2 e scivola al terzo posto in classifica, colpaccio del Furci a Valentino Mazzola. Successo casalingo del calcio Santa Venerina contro il Città di Belpasse. Con noi per la consueta analisi post gara c'è Andrea Papaserio. Allora Andrea, siete riusciti a gestire il match nel migliore dei modi dopo la doccia fredda del gol iniziale subito, Andrea? Sì, i primi 20 minuti sono stati un po' complicati, ma poi abbiamo ripreso la partita. Fortunati, abbiamo vinto 3-1 con due calci di rigore, ma va bene così, meglio per noi. Al netto di quella che può essere la fortuna, io penso che si possano raggiungere importanti traguardi. Chiaramente dobbiamo avere sempre i piedi per terra, ogni partita è una battaglia che dobbiamo combattere con le armi che abbiamo, che sono diciamo abbastanza buone. Tra molto non mi interessa segnare, ma fare gol è molto più bello per me. Abbiamo bisogno di calciatori sempre, perché tra gli infortuni che abbiamo avuto, tra possibili altre problematiche, è bene incrementare sempre il fatto calciatori e farci trovare sempre preparati da questo punto di vista. Comunque siamo, ripeto, molto fiduciosi in un gruppo, è una squadra che già è squadra nello spogliatoio, è una squadra che sta crescendo sempre di più come carattere, è una squadra che sta crescendo sempre di più come personalità, può semplicemente conseguire buoni risultati. Solo 0-0 con una rinascita netina giunta al Mazzola con l'imperativo, e non la sola squadra sin qui con tale atteggiamento, del primo non prenderle. Un quarto d'ora per studiarsi, poi i neroverdi di Mister Bianco provano a rompere gli indugi con questa profondità di Russo per Basile, che sterza e vede la corrente marziale, ma la conclusione è imprecisa. La prima vera occasionissima alla mezz'ora, corner marziale, la manca Motta, pronto a colpire al limite Cavallaro con un sinistro abbastanza potente e Amato compie il primo miracolo della domenica salvando in corner. Chiede strada anche Cavallaro su assist di Maugeri, ma trova semaforo rosso. Lo stesso dicasi per Daniele Gelardi, 2006, su cui società e mister Rivoli scommettono ormai da tempo. Qui su assist di Vasile viene fermato in corner. Un colpo di testa debole di Vasile su assist da piazzato di Cavallaro, ma soprattutto un gol praticamente fatto da parte dello stesso attaccante, eccellente nell'aprire la giocata in mediana e chiudere il triangolo con Motta, non altrettanto nel ribadire col portiere ormai fuori causa, nonché una punizione di Cavallaro senza esiti e un tentativo aereo di Giacalone su calcio d'angolo, anche qui senza incisione sotto porta, chiudono il primo tempo. E alla partita del Campanarazzo sembra mancare un gol che libererebbe la mente da cupi pensieri. Il tutto di fronte a un avversario che crea una palla gol, una in tutto il primo tempo, con Lorenzo Zani e null'altro. Cavallaro e Russo apparecchiano per Marziale, che al volo in precario equilibrio va vicinissimo al gol, ma anche qui ci si ferma a metà tra sfortuna e imprecisione quando corre il quinto della ripresa. 10 più tardi è ufficiale la caccia all'imprecazione quando un triangolo largo Russo-Marziale finisce sui piedi del lanciatissimo Vasile, il quale litiga seriamente con il gol.
Rivoli si affida a qualche cambio per ritrovare i tre punti, fuori Maugeri, dentro Spina al quarto d'ora, sette minuti più tardi dentro Rosiglione per Cavallaro e più avanti dentro Ingo, fuori Marziale. La linea d'attacco è modificata quasi in toto, ma il problema sta probabilmente nella poca cattiveria lì davanti, al di là dei singoli. Rosiglione la mette in mezzo, Amato respinge, Vasile non ne approfitta. Testa e Rosiglione ricominciano da fuori area, Russo coordina i tempi al limite, Motta se lo mangia così alla mezz'ora della ripresa. Per poi lasciare il posto ad Abate Di Bella, subito in evidenza sul lancio di Spina, ma sul fondo è un pallone proibitivo da mettere in mezzo per qualcuno dei suoi. Mentre i minuti scorrono inesorabili, ne mancano 10 alla fine, vengono raggiunti i limiti dell'incredibile quando Ingo scodella in mezzo per Orlando, entrato in campo al posto di Vasile, ma sulla traiettoria del pallone è accidentalmente schierato Giacalone, che rende un favore da punto guadagnato alla squadra ospite netina. Non è da meno Ingo che sul laterale manca la porta, anche lui accompagnandosi alla sagra degli errori nero-verdi. Solo un punto per uno 0-0 immeritato indubbiamente, ma da analizzare profondamente in casa Campanarazzo, soprattutto lì davanti in vista della trasferta al Seminara di Catania nell'ultimo sabato di calcio giocato dell'anno solare contro il Villaggio Sant'Agata. E dopo i risultati e le classifiche dei sei gironi del campionato di prima categoria, concludiamo qui la puntata odierna di Penalty. Grazie per essere stati con noi.